La Serie B è in pausa e torna in campo la settimana prossima. Cosenza e Regina stanno effettuando allenamenti precisi per recuperare condizioni atletiche e migliorare tattica e tecnica. Mister Dionigi nei giorni scorsi ha fatto disputare un allenamento congiunto tra i suoi ragazzi e la formazione primavera a porte aperte sul prato del Real Cosenza. Bisogna dirlo, nonostante qualche difficoltà, il gruppo è comunque unito e coeso. La squadra ha trovato quell'unione di intenti che potrebbe aiutare una volta al completo a raggiungere gli obiettivi richiesti. Almeno questo è quanto pensa il rossoblù Andrea Rispoli. Un bilancio vero e proprio ancora prematuro, e sicuramente stiamo facendo un certo tipo di percorso dove abbiamo fatto delle ottime partite, dei buoni risultati e dobbiamo sicuramente cercare di portare subito la vittoria a casa che ci manca da un po' di partite. Al Marico forse potevamo fare qualcosa di più col Bari, dove ci è mancato quel guizzo, quell'ultimo passaggio che ci permetteva di poter andare in vantaggio, ma penso che poi non ci possiamo ricriminare niente. Beh, siamo un gruppo sicuramente coeso, dove c'è voglia di fare, di aiutarsi, siamo un gruppo di grandi lavoratori dove tutti quanti andiamo per un unico obiettivo. Sono molto felice di essere qui perché ho ritrovato una piazza molto importante dove c'è molto calore, c'è molta voglia, c'è un attaccamento veramente viscerale con questi colori e quindi anche vedere tutti i nostri tifosi che vengono numerosi fuori casa a seguirci, quindi questo fa veramente capire quanto ci possono tenere a noi e noi dobbiamo solamente ripagare sul campo i loro sacrifici. Ma io cerco di dare il mio meglio, di essere un esempio dentro e fuori dal campo per poter comunque far capire che ci vuole professionalità, serietà, ma questo deve essere esempio per poter comunque dimostrare con i fatti, non con le chiacchiere, che come ci si possa allenare e come ci si possa comunque fare qualcosa di buono. Ci sono tanti giovani promettenti, tanti giovani bravi che promettono bene per il futuro e devono solo lavorare e seguire il mister. Affronteremo una squadra, anche se la classifica per loro non è felice, ma conta poco perché ha dei giocatori che hanno giocato in Serie A, giocatori di esperienza, giocatori molto competitivi, molto bravi. Quindi sarà sicuramente una partita difficile dove potremo cercare di fare il nostro meglio davanti ai nostri tifosi, dentro al nostro stadio, che è sicuramente importante.